i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi è venerdì 25 ottobre 2024, diario 1912, la Calciolecco day by day. Antivigilia di Feralpisano-Lecco, ore 17:30 di domenica. I biglietti sono in vendita già da qualche giorno. L'impianto è Torna S, il Lino Turina di Salò, che ovviamente a Piacenza si andava l'anno scorso per questioni di poca capienza, poi non ci sono stati neanche momenti di discussione particolarmente serena tra l'amministrazione comunale in testa al mercato, da quanto si dice, e la proprietà di Pasini, di Giuseppe Pasini, che come ben sapete ha anche dei seri concreti interessi a Lecco. Di conseguenza, passati di nuovo nella categoria inferiore entrambi, però Lecco ha giocato praticamente tutto l'anno a Riga Monticelli, la Feralpisano è tornata a giocare a casa sua. Il derby dei laghi lo chiamano Gardesani, ci può stare come etichetta, anche un po' di marketing se vogliamo, ci sta. Per io sono abbastanza stringente col concetto di derby, partiamo da questo presupposto, però ci può stare più di altre cose che ho sentito dire nel corso degli anni. Allora, i nostri ritratti blu celeste, abbiamo un Gherardini Lecco 1921. Del nome sappiamo una cosa, che inizia per A, ovviamente troppo poco per sbilanciarsi oltre. 3 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, serie B 46-47. Gherardini è tra gli 11 che giocano la prima partita, che è un Lecco Vogherese 2-0, che risale al 22 settembre 1946. Terzino sinistro, è impiegato anche nella gara successiva. Gioca alla 7ª, all'8ª, alla 17ª, alla 18ª. Nel campionato successivo di Serie C mette insieme 5 presenze tutte consecutive. Le prime 5 giornate lo si rivede, fate un po' voi, nel 48-49 in promozione dopo quasi un anno. 3 le presenze sparse nell'andata, poi una serie di partite consecutive, 4 tra la giornata 26 e la 29. 18 presenze totali, 15 da terzino, 5 destro, 10 sinistro e 3 anche da centrale. Prende parte alla partita numero 700 di campionato dei blu celesti, che è un Caratese Lecco 2-3 del 31 ottobre 1948 di promozione, dopo il passaggio dalla B nel primo anno. 2 buone stagioni con un quarto e un terzo posto. Abbiamo anche un capitolo partite, la 7ª giornata è domenica 25 ottobre 2020, che sarebbe meglio dimenticare, l'ultima in ordine di tempo, ce ne sono varie. È un Lecco Piacenza 2-4-0-2 primo tempo, Lecco di D'Agostino, mentre il Piacenza ha Manzo, che poi non arriverà a fine stagione. In realtà in panchina ci va Lunardon 2-4, Gonzi, Corradi su rigore che un po' preso per i capelli, Ghisleni, Corradi su punizione, sbaglia Bertinato, ricordo bene la partita, Mastroianni e Purro un po' a limitare il fastidio. Arbitro di Marco Di Ciampino, non protagonista in positivo in quella gara, però diciamo che quando ha fatto un giro a Riga Monticelli poco meno di 3 anni dopo è andato decisamente meglio, è cresciuto e infatti poi è stato anche promosso l'anno scorso nel campionato di Serie B. Lecco è salito insieme a Di Marco, tra virgolette, poi si sa che quando ci sono le graduatorie che arriva a arbitrare i playoff alla fine si sa che è poi già destinato al piano di sopra, almeno diciamo che chi arriva in semifinale di solito poi va nella CAN maggiore, no? La CAN che gestisce le gare di Serie A, Serie B. Per quanto riguarda la partita, allora, da casa Lecco è tornato a essere d'attualità il silenzio, no? Dopo l'allenamento di ieri che abbiamo seguito, vi abbiamo raccontato e via dicendo, la Feralpisano invece quotidianamente ci regala un report sui canali ufficiali. Allora, a prevalle,
casa. Degli allenamenti, attivazione muscolare, torelli, esercitazioni tattiche, esercizi sulla fase offensiva, partita 10 contro 10 sugli 80 metri, a parte Verzelletti e Vesentini, portieri a parte, e anche oggi allenamento mattutino a prevalle. Per il Lecco è in programma invece una seduta pomeridiana. Infatti la conferenza stampa sarà oggi alle 14, come dico sempre alle 14.30 circa, su LCN Sport il report testuale delle parole di Baldini, e poi ovviamente vediamo il video e nella mattinata di domenica convocati. Lecco che partirà domenica da quello che mi risulta e si trasferirà in giornata a Salò, del resto la giornata è di quelle, a parte che non dovrebbe essere bellissima, e considerando la strada non è propriamente una roba malvagia come si è soliti dire da queste parti, no? Comunque anche l'orario è di quelli che consente di partire abbastanza presto al mattino e di magari anche appoggiarsi a una struttura evidentemente per il pranzo e via dicendo, poi trasferirsi allo stadio. Del resto è Serie C e si torna a fare un po' anche le cose un pochino più semplici. Per quanto riguarda le altre questioni, beh, avete visto sicuramente il rinnovo di Alessandro Galeandro fino al 2027, operazione che ritengo intelligente, non fosse altro che ricorderete dopo la partita con il Lumezzane, quando Galeandro ha segnato il primo gol in maglia blu celeste su assist di Shipash, rimessa di Beghetto, bella giocata dell'attaccante che serve il suo compagno di reparto, la non cieca, con ottima visione periferica, Galeandro che sposta palla dentro l'area, calcia a incrociare e trova il gol del 1-0, poi il Lumezzane pareggerà, la partita finirà con il risultato di 1-1. Comunque, al di là di questo, per il fatto che Galeandro sia stato sicuramente uno dei giocatori più positivi di questo inizio di stagione, a fine partita abbiamo posto questa domanda al giocatore relativa al rinnovo, perché ci risultava che fino a quel momento le questioni proprio del rinnovo fossero under construction, ma che poi non si fosse andati particolarmente avanti, no? Quindi un po' cotta a fuoco lento, per quanto Lecco avesse intenzione di allungare l'accordo che scadeva in quel momento il 30 giugno 2025. Quindi la domanda era non particolarmente strutturata ma diretta in una certa direzione. Accordo trovato tra la società, la Branchini Associati che rappresenta il giocatore, rappresenta anche Buso, rappresenta anche Melgrati, insomma anche degli altri giocatori in rosa, quindi la delegazione è abbastanza nutrita per quanto riguarda gli interessi recenti e passati ma freschi in casa blu celeste, e tutti felici di questo accordo fino al 2027. Perché dico operazione intelligente? Ma fondamentalmente perché, come dicevo prima, il giocatore è tra i più positivi di quest'annata, sicuramente tra i più continui, un'ottima doppia fase, quando ha avuto la palla negli ultimi 18 metri raramente non ha beccato la porta, è un giocatore che conosciamo molto bene avendoci giocato contro più di una volta quando era al Lumezzane, ha fatto un'ottima annata all'Alessandria quando la squadra si è salvata ai playout e aveva veramente pochissimo a livello qualitativo in rosa, lui, Michetti, veramente poco altro in quella rosa. Lecco, ricorderete, l'aveva preso l'anno scorso strappandolo alla concorrenza del Cittadella, è andato in doppia cifra ad Alessandria, cosa da ricordare con quella seconda punta, preso e mandato a Gubbio, debutto con gol ad Ancona, gol decisivo, gol partita 2-1 se non vado errato, e poi la rottura del crociato, è rientrato sul finale di stagione e ha segnato praticamente subito, quindi ha riallacciato il filo del discorso che si era rotto a settembre, e quindi un filo che è ripreso a correre, no? Sulla strada della sua carriera, l'ha portato a Lecco e sta via via, secondo il mio parere,
migliorando il suo livello delle prestazioni e per questo dico che prolungare il suo contratto può avere risvolti sorprendenti nel corso del tempo. Chiaramente per arrivare a fare quello che è stato fatto con Buso, beh certo, ovviamente tornare in Serie B e riuscire a fargli fare 9 gol e 4 assist sarebbe tanta roba, magari senza retrocedere, però il Lecco potrebbe avere in mano un asset da riuscire a valorizzare fino in fondo di questo operazioni. È cosa buona e giusta riuscire a farne tante, magari anche Tordini riuscisse a trovare la quadra di tante cose, a tornare a essere un giocatore sotto la lente di ingrandimento così come lo era 3 anni fa. Ormai è passato un bel po' di tempo che Crit riuscisse a trovare un livello stabile di prestazioni, in scadenza nel 2026, così come Luakima, che adesso è un po' sparito dai radar dopo quel debutto folgorante contro la Triestina. L'Eco ha questo tipo di possibilità in casa. Chiaro è che un giovane appunto deve avere la fiducia addosso dello staff e deve trovare un livello di prestazioni che sia di livello. Girelli e Zuccon hanno avuto una stagione regolare e di alto livello, ma gli Alecco, al di là del risultato finale, anche se noi avessimo perso le finali col Foggia, non fossimo andati in Serie B, sarebbero andati entrambi i giocatori in Serie B, sono straconvinto, perché veramente il loro livello è stato super. Poi Girelli non si sta fermando con la Sampdoria, un altro discorso. Zuccon ha fatto non bene, benissimo con il Cosenza, adesso sta faticando sicuramente di più con la maglia della Juve Stabia, solo 3 partite per 18 minuti in totale, però comunque parliamo di un giocatore che magari non lo farà lì, sta trovando anche una rosa molto consolidata con giocate codificate e non è facile inserirsi dentro lì, però ecco, magari non sarà con Pagliuca, sarà in un'altra squadra di Serie B poi alla fine. A mio parere riuscirà ad avere la possibilità di mostrare la sua capacità di rendere anche in questa categoria, quindi sono operazioni che mi piace sottolineare e che non vanno sottovalutate, perché pensate se avessimo perso Galeandro in scadenza nel 2025, ci saremmo tirati le mazzate, potete immaginare dove. Buona giornata a tutti e forza Lecco sempre.